scrittrice. Lei scriva e io invece parlo. Vuoi che leggo, devo leggere la chat o leggo il libro? Leggi la chat. Allora, il libro ce l'ho io e credo che questo sia il suo libro. Programma di Lion. Ha già scritto tutto? No, aspetta, questo è un book. Mi ha dato un libro. Parleremo così. Ma no. Ma no, ma che cosa ci mette? No. Scrive. Lei scrive. E no. Allora, lei scrive e gli altri leggono. E io, capito? Cioè, hai capito? Farò no? da interprete. Esatto, io faccio da interprete. Esatto. Allora, Anna interpreta quello che dice la rapitrice. Allora, avvio e iniziamo subito. Le domande chi le fa? Anna, boh. Io? No, non me la sento io di fare delle domande. Me la cavo io. Secondo me Cico è un buon domandiere. Non credo, ok. Allora. Non fietti, no. Ok, inizio subito. Inizio io. Con una domanda. In che modo il suo regno rapitrice potrebbe portare un miglioramento delle condizioni della vita del villaggio? Ma questa è una domanda retorica del resto, perché ovviamente non lo farà. Tutto ciò che farà sarà renderci schiavi, tutti, uno ad uno, di una persona che neanche conosciamo e che probabilmente ci è nemica. Quindi in che modo la sua regnanza potrà, la sua dittatura, anzi chiamiamo le cose con il loro nome, la sua dittatura potrà essere di beneficio per qualcuno di noi, a parte per il Pucci, Alex Nauz? Boom, il Pucci sono io! Risponde allora, Anna. Dice, sì? Dice, la schiavitù sotto il mio controllo porterà solo del bene a questo luogo. Sempre no. Meglio di farsi comandare da te. Oh, ma le ricordo, signorina rapitrice, che io sono stato eletto dalla chat come un sovrano giusto. Quindi tutto dice sommato anche, sì? Non hai portato a granché in fondo. Oh, beh, tutto quello che è sorto durante il mio regno. Quindi c'ho dei fatti fattuali che possono contestare quello che dice, rapitrice. Quello che vede qua intorno, il dibattito, su cosa lo stiamo facendo? Su cose costruite, in realtà proprio questo era dopo il mio regno, ma comunque sotto la mia influenza tuttora, è la Ziggurat, è l'idolo, è tutto ciò, tutto fatto da me. Lei che cosa ha fatto invece? Che cosa potrà nascere dice, durante il suo regno? Se sì. avessi guidato io il popolo a quest'ora saremmo stati. Anna il tono per favore, oh interpreta, no, carina, io sto dai, solo leggendo. Via. Dice, se avessi guidato io il popolo, a quest'ora saremmo sulla luna se ci fosse. Posso dimostrarlo? Ci sta. Non ci sta la luna su Minecraft, non potremmo mai arrivarci, sono bugie, menzogne. Ma ha detto se ci fosse. No, non importa quello che ha detto, non importa. Queste sono bugie, tutte bugie, una dietro l'altra. Sappiamo tutti quanti che rimarremo tutti bloccati sottoterra a scavare il carbone. E questo non ci piace, giusto popolo là fuori? Sì! Giusto! Un po' rincoglioniti, non è che vi dovete addormire, solo però perché siete scusa. Là fuori, brutti imbecilli. È la musica che ci infoga. Sì, vai. Votatemi e vedrete dove arriveremo. Votare te sarebbe un voto sprecato. Non sarebbe un voto sprecato, perché sicuramente io non schiavizzerei nessuno. E già questo mi rende migliore di te. Perché dice. Per quanto io ho fatto del male a volte a qualcuno, sono stato sempre giusto. Prego, Anna. Mamma mia. Dice, le ricchezze gratis portano solo a non lavorare. Votate me e le ricchezze le avrete con il vostro sudore. Wow. Non è vero, quelle non sarebbero ricchezze, sarebbe povertà. Sarebbero gli avanzi di quello che ti prendi tu. Due avanzi soltanto per darci il contentino. Sai benissimo che nessuno ti voterà. Anche la chat è tutta dalla mia parte. Tutti i veri leoni sono tutti a dire forza Lion. E a te chi ti vota? Solo il Pucci ti voterà a te. E lo sai benissimo. Questo non è possibile. Fidati, mi voteranno con una faccina che sorride. È un po' eccessivo quello, però. Qua intravedo lo spettro di brogli elettorali, signori. Stiamo attenti, perché potrebbe succedere il peggio. No, nessuno ti voterebbe. Per aria. Stai zitto, Pucci, non sei stato interpellato. Guarda, ti sei alleato col più debole del gruppo, ecco perché. Perché è l'unico che saresti riuscito a convincere. Le altre nostre menti non riuscirai a piegarle. E neanche riuscirai a piegare i nostri corpi con la tua schiavitù schifosa. Dice. Che proponi. Sì. Mamma mia, stavo strozzando. Dice, vedremo, ti consiglio di arrenderti da ora, rimarrai deluso. Accuse pesate che queste. Ma come si permette? Tu rimarrai delusa, perderai. Cosa vuole? Perderai ovviamente, non hai nessuna speranza di vincere contro di me. Sei messa contro quello sbagliato probabilmente. La mia ricchezza, tu non puoi eguagliarla in nessun modo. Perché io propongo era di prosperità assoluta, tu proponi schiavitù. In che modo la schiavitù potrà eguagliare la ricchezza? Neanche per te la eguaglierà. Perché neanche tu arriverai ad avere le ricchezze che ho avuto io durante il mio regno. Che dice Anna? Rispondimela. Leo già dice.
Fidati. Ma come fa? Ma dove? Attenzione, rivelazioni. Ma le ricchezze sono tutto. Cioè lui non è tipo un villaggio, no? È vero, ha tantissime cose. Ma sono il Pucci. Ma noi abbiamo molto più di te, in ogni caso. E quindi, e inoltre, anzi, la mia era di ricchezza e prosperità aumenterà esponenzialmente le nostre cose. Invece, l'era di schiavitù aumenterà soltanto le tue cose e nessun altro avrà nient'altro oltre te. Quindi, io direi che il dibattito, se lei non ha niente da aggiungere, si può anche concludere. Vediamo se aggiunge qualcosa. Finito, dice. Bene, ottimo. Allora, asfaltata Anna, di brutto, complimenti, mi ricordo. Grazie, Piadina, grazie. Prego, Anna, puoi far partire pure il sondaggio, direi. Faccio immediatamente il sondaggio. Ma manco serve, ma non c'è serve. Paragone. No, fa, grazie mille, grazie mille. Tu te ne puoi anche andare, Rapitrice. Grazie per la tua partecipazione. Adesso sparisci prima che a qualcuno gli venga la voglia ma di alzare le mani. Ma no, no. E faccio, facciamo un attimo. Ma dai, ti siamo